tutti alieni al conformismo. E allora Il Garantista nasce domani, un giornale a cui facciamo grandissimi auguri e spero un piccolo frammento di pubblicità, ma ci interessa perché nasce Garantista nel caso di Yara, ho capito bene? Dalla campagna tweet che stai facendo, Angela. Sì, buongiorno, ciao Luca. No, sì, in realtà, come dire, capita proprio a fagiolo questo caso, appunto la scoperta del presunto assassino di Yara, e tutti, appunto, pur conservando il presunto, hanno sbattuto la foto in prima pagina. No, allora, è vero che questo forse non è il caso più clamoroso, nel senso che effettivamente ci sono molti indizi per pensare che questo signore sia l'assassino di Yara, però anche in questo caso, anche davanti a una prova di DNA, comunque la presunzione di innocenza va conservata, quindi anche in un caso così estremo dove tutto ci fa pensare che il fermato sia il colpevole, anche in questo, a maggior ragione anche in questo caso noi dobbiamo conservare la presunzione di innocenza e non sbattere la foto in prima pagina come ieri hanno fatto tutti i siti e come oggi li fanno quasi tutti i giornali ad esclusione del Corriere, credo che in prima pagina non mette la foto e l'Unità e poi la mettono però all'interno, quindi insomma cambia ben poco. No, io credo che invece ci sia una differenza sostanziale fra metterla all'interno e metterla, certo, in prima. No, questo sì. Perché però alla è fine un profilo, un articolo su una persona che è sospettata può comportare la pubblicazione della foto e certo, ecco il colpevole, il Corriere della Sera oggi probabilmente avrà perso qualche lettore, qualche curioso, però è stato molto più garantista. Sì, sì, no, indubbiamente. Quindi il titolo del giornale di oggi è le due foto con scritto schifezze d'uomini. Il vostro quale sarebbe o qual è stato nel numero zero, perché immagino ne abbiate fatto uno. Sì, no, in realtà non l'abbiamo fatto, però bravi, neanche il numero zero, la Garibaldina, così. Sì, in assoluto, la Garibaldina. Ma noi oggi, avendo il problema di tenere questo fatto, però di aggiornare, così titoleremo appunto su questo linciaggio, addirittura su chi chiede la pena di morte sia per l'assassino di Yara o per anche c'è un altro caso di cronaca. Non ci appunto sono state molte richieste di pena di morte, dove le hai viste? No, moltissime, però ci sono state. Vabbè, intanto c'è una. Sui giornali nessuno. No, sui giornali no, però sui siti, sui social, noi viviamo in quest'epoca così appunto dove in realtà al di là dei giornali c'è un'opinione diffusa, no? Il senso comune si forma molto sottotitolo del giornale, confessa il mostro ha sgozzato la moglie, arrestato dopo 3 anni l'uomo uccise Yara, preso l'assassino Yara, il titolo è Libero, ha 3 figli. Esatto, no, tu per vabbè, prima facci parlavi il di quello titolo del che avresti giornale, sì. No, perché facci il titolo che avresti fatto tu. Io l'avrei fatto molto pulito, cioè fermato il presunto assassino di Yara, ma senza la foto e dando la notizia, cioè non avrei sicuramente molto Repubblica pulita. Fra virgolette, è lui l'assassino di Yara. Tra l'altro qui l'espediente usare le virgolette in maniera così si levano ogni responsabilità, no? Allora anche questo è appunto che tu giustamente noti come il Corriere abbia fatto un titolo molto sobrio, ecco invece Repubblica no? Esattamente l'opposto, no? Poi non è che basta mettere le virgolette per scaricarti la colpa, no? Qui si dice lui il colpevole, poi le virgolette le vediamo io e te forse. Chi legge Yara vede incastrato dal DNA in carcere un muratore padre di 3 figli dopo un test su migliaia di persone, questa è la Stampa sempre con foto, però forse più corretto perché dice che è sì, in carcere. Sì, dal punto di vista almeno della titolazione è sicuro. Sì, 4 anni dopo il delitto fermato il presunto assassino e qui già ci siamo. Repubblica è sorprendente, è molto. E lui l'assassino di Yara, affermato grazie al DNA, è figlio segreto dell'artista Guerinoni, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Che cosa dici dell'annuncio dato da Alfano? Anche questo mi sembra appunto un cedere a un senso comune che oggi è molto orientato sui fatti di cronaca, sulla ricerca a tutti i costi
di un colpevole, che non significa essere il colpevole. Quindi mi è sembrato un grande spot pubblicitario rispetto a un fatto che, proprio perché è così drammatico, merita più rispetto. Insomma, Alfano dovrebbe occuparsi di altre cose invece che dare gli annunci dei fermi di polizia, insomma. E quindi anche da questo punto di vista mi sembra esattamente l'opposto, no, di una buona giustizia, perché poi anche quando si parla di garantismo, no, tornando anche al nostro giornale, non significa innocentismo, significa buona giustizia, là, che un ministro dell'interno dia lui la notizia. Non mi sembra, non so cosa ne pensi tu, però non mi sembra un fatto positivo. Non ho capito, cioè, perché un ministro deve dare la notizia di un'inchiesta. Esatto, appunto, se non perché quella cosa ormai è più garantista la madre di Chiara. Se fosse stato lui, deve pagare. Infatti devo dire che finora, diciamo, dall'inizio di questa vicenda, la famiglia di Chiara ha avuto sempre un atteggiamento, un profilo altissimo, e devo dire che anche in questa occasione la conservano, quindi fa anche ben sperare rispetto, dicevo, è mutato il senso comune degli italiani, però è vero che quindi molto, cioè, molto giustizialista, molto fondato sulla pancia, però questi due signori stanno dando veramente un esempio diversissimo, quindi veramente bisogna riconoscerlo e anche ringraziarli, no, per questo profilo così alto. Bene, stasera avremo il tuo direttore, che immagino farà faville, ma darete spazio domani, almeno, no? Al caso di Chiara, sì. Sicuramente, certo. Sì, ma avremo molta, noi ogni giorno avremo 4 pagine di cronaca, puntiamo molto sul racconto anche dell'Italia, di quello che accade, dei delitti e delle pene, appunto, per citare quello che il nostro padre tutelare, cioè Beccaria. Quindi sì, anche molta cronaca, un giornale di notizie, non solo di commenti, anzi principalmente di notizie, e poi con anche, certo, le riflessioni, i commenti su quello che accade. E speriamo che tu ogni tanto ci dia anche qualche tuo valido contributo. Noi ci contiamo molto, caro Luca. Vabbè, questo è un adescamento che subisco con molto piacere. Bene, grazie. Grazie a te, buon lavoro. Ciao. Ciao.